Buonasera. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento delle commissioni congiunte Quarta Camera e Quarta Senato, del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa, che ringrazio per la disponibilità. Avverto che la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla web TV della Camera. Saluto il Presidente della Commissione Difesa del Senato, senatore Latorre, anche per la disponibilità a essere qui nella seduta odierna, e tutti i colleghi presenti, sia della Commissione Difesa della Camera che naturalmente quelli del Senato, che sono i benvenuti. Do adesso il benvenuto, anche a nome del Presidente Latorre, al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa, e alle persone che lo accompagnano, cioè il generale di brigata aerea Giampaolo Miniscalco, il generale di brigata aerea Luca Goretti e al tenente colonnello Bruno Levati. Ricordo, colleghi, che l'audizione che adesso ci accingiamo a svolgere rappresenta il quarto appuntamento, dopo quelle svolte con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Binelli Mantelli, con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Graziano, e con il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra De Giorgi, di un ciclo di approfondimenti istruttori con i vertici delle forze armate, al fine di fare il punto delle maggiori questioni di interesse sull'avvio dei lavori di questa legislatura. Ricordo altresì che per impegni legati ai lavori d'aula, l'audizione dovrà necessariamente avere termine entro le ore 16, quando ci saranno votazioni alla Camera. Do quindi adesso volentieri la parola al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Pasquale Preziosi, generale Pasquale Preziosi. Prego. Ringrazio signori presidenti, senatori, onorevoli deputati. Ringrazio dell'opportunità che mi date per illustrare il ruolo e la missione svolta dall'Aeronautica Militare. Gradirei, se di concordi avviso, che lascerei agli atti il testo scritto e questo testo scritto lo illustrerei per grandi linee, in maniera tale che se c'è qualche approfondimento, alleggerisco, diciamo, il testo attraverso la parola. Partirei a ricordare a quelli che sono i compiti delle forze armate e quindi dell'aeronautica militare come competenze specifiche. Noi sappiamo, tutti quanti noi siamo organi e strumento dello Stato. Noi operiamo in funzione del mandato che ci viene assegnato da Parlamento e Governo. E all'Aeronautica Militare, Parlamento e Governo, e direi anche alle altre forze armate, il compito, la missione che è stata assegnata è quella di difendere il nostro paese, il nostro territorio, la nostra sovranità e i suoi interessi vitali, garantendo l'approntamento, l'efficacia operativa e l'impiego, nella fattispecie delle forze aeree, nel quadro del sistema di sicurezza nazionale e internazionale. Da anni, quindi, l'aeronautica militare opera come uno strumento ed aggiungerei anche un servizio, perché nell'ambito della esposizione vediamo che ci sono alcune cose che vengono svolte giornalmente 24 ore su 24, indipendentemente da quello che è la missione di difesa, di sicurezza del territorio e quant'altro. Naturalmente a disposizione del servizio paese. L'aeronautica negli ultimi 20 anni ha perseguito costantemente l'opera di riduzione della struttura complessiva per adeguare l'organizzazione al bilancio e quindi alle risorse assegnate, e per assicurare costantemente quel compito che ci è stato assegnato dal nostro Paese. Primo fra questi, naturalmente, ricordo l'esercizio della difesa e sicurezza aerea dei cieli del nostro Paese. Ecco, questo è un servizio svolto
24 ore su 24. C'è una rete radar che osserva costantemente quello che si muove nel cielo e se ci sono problemi nel nostro cielo. I nostri tecnici e i nostri controllori di volo operano in sala operativa congiunta con l'assistenza al traffico al volo civile, perché è proprio lì che c'è la fusione per vedere naturalmente se c'è qualcosa che non va. E 24 ore su 24 c'è sempre, come la polizia aerea, un qualcuno che può suonare un allarme e un velivolo va a vedere quello che non va in volo in quel punto particolare. In aggiunta devo menzionare l'assistenza al volo di tutto il traffico militare, quello è compito dell'aeronautica militare, e menziono anche parte del traffico civile non ancora gestito dall'ENAV. Un dato su tutti: nel 2012 il controllo del traffico aereo gestito dall'aeronautica militare su aeroporti aperti al traffico civile o dati al traffico civile sono stati circa 390.000 movimenti, che se non ricordo male sono più di 1.000 al giorno e rappresenta il 25% del traffico civile nazionale. Un altro servizio importante che segnalerei, forse questa parola servizio non so se rende bene l'idea, cioè è qualcosa che è necessaria, richiesta dalla normativa internazionale e dà continuità, cioè giorno, notte, 365 giorni, è il Servizio Meteorologico Nazionale, che dal 1950 viene svolto dall'aeronautica militare in assenza di un soggetto, un'agenzia civile, che adesso stiamo cercando di far costituire, perché il Servizio Meteorologico Nazionale è fatto di tanti posti e teleposti per l'osservazione meteorologica. Questi dati devono essere mandati a un centro di raccolta a Roma, poi a un centro di raccolta europeo su Londra, dove vengono rielaborate carte meteorologiche e inviate ai singoli paesi. Quindi noi facciamo parte di una rete internazionale di questo genere. E quindi 24 ore su 24 c'è da osservare e da mandare questi dati. Al momento siamo anche in contatto con il MIUR per cercare di istituire anche delle specializzazioni adeguate in termini di lauree, mi riferisco alla laurea in meteorologia, che purtroppo non è presente nel nostro paese, e tecnici meteorologici, che consente la qualifica dei soggetti e quindi delle strutture a poter operare nell'ambito del servizio meteo, che è un'organizzazione mondiale di meteorologia, e quindi ci sono delle richieste da soddisfare. Più un altro servizio, oserei dire, importante nell'ambito di quello che è il trasporto della Presidenza del Consiglio, è il trasporto sanitario d'urgenza, che viene svolto anche questo 24 ore su 24. Loro tutti sanno che quando il prefetto riceve una esigenza per il trasporto sanitario d'urgenza da parte di un primario di un ospedale, perché una vita umana può essere salvata, trapianti, trasporti d'organo e così via, solo attraverso l'urgenza del trasporto di ammalato o altro, immediatamente manda direttamente alla richiesta e viene soddisfatta. Ecco, leggevo le statistiche: nel 2012 sono stati quasi 270-300 i trasporti, le vite umane salvate. Quindi questo
diciamo, giusto per vedere cos'è il servizio diciamo svolto. Darei un'occhiata adesso a quelle che sono i criteri, la sicurezza internazionale. Sono temi a loro noti perché spesso e volentieri qualcuno viene e illustra la situazione internazionale. Le decisioni del governo, quindi parlando di sicurezza internazionale, e del Parlamento sono state la base per la partecipazione a tutte le operazioni condotte fino adesso. Dal 90 fino ad oggi il nostro Paese è stato sistematicamente e con continuità interessato alle operazioni internazionali. Rammento solamente per i cultori della materia, negli anni 90 le operazioni nel Golfo Persico, la prima guerra del Golfo, dove Bellini e Cocciolone furono colpiti e fortunatamente poi furono ritrovati diciamo al termine delle operazioni. Però siamo andati avanti continuamente, costantemente, rammento le operazioni in Bosnia, le operazioni in Kosovo, le operazioni ancora in Afghanistan al tempo d'oggi, ma solo come esempio di quello che può essere una preparazione aeronautica nel campo diciamo degli interventi, citerei l'ultimo in ordine di tempo, che è quello che è occorso in Libia. Perché? Perché ha rappresentato l'impegno, oserei dire, più importante, quasi imponente per la Forza Armata dalla creazione della nostra Repubblica. Perché? Perché in brevissimo tempo è stato richiesto ai velivoli italiani, va bene, di volare immediatamente 7.300 ore di volo per il compito che gli era stato assegnato. Produrre 7.300 ore di volo vuol dire produrre manutenzioni, vuol dire pezzi di ricambio, vuol dire squadre di lavoro, è consistente. Rammento che a quella operazione hanno partecipato 16 nazioni, NATO e non NATO, alcune nazioni erano anche appartenenti ai paesi del Golfo. Noi abbiamo rinforzato 7 basi aeree italiane e abbiamo ospitato l'80% degli assetti che hanno partecipato alle operazioni. Le operazioni si sono svolte in 7 mesi e gli assetti impiegati sono state la catena di avvistamento radar, che quella è continua 24 ore su 24, logicamente rinforzata, abbiamo messo 4 occhi invece di 2, i velivoli, che normalmente li chiamiamo da combattimento, le nuove definizioni di questi velivoli sono di difesa avanzata, va bene, da combattimento, aerei per il rifornimento in volo, aerei da trasporto, aerei da disturbo elettronico o da guerra elettronica, assetti da ricognizione, aerei radar appartenenti alla NATO rischierato sul nostro territorio, aerei a pilotaggio remoto. Che cosa abbiamo sviluppato come attività? Sorveglianza scoperta, identificazione continua, difesa aerea del nostro territorio, evacuazione di connazionali minacciati, cosiddetta pressione psicologica, cioè distribuzione di volantini per dire quello che stavamo facendo, secondo quelle che erano le indicazioni della NATO. Sorveglianza elettronica, rifornimento in volo, ricognizione e soprattutto neutralizzazione di quegli obiettivi assegnati, e qui devo riportare che la precisione d'ingaggio dovuta al connubio uomo-macchina-ambiente, quindi la macchina che ha capacità, l'uomo che è stato addestrato, l'ambiente che ce lo consente, e soprattutto la precisione degli effetti, cioè non ci sono stati danni collaterali, e l'efficacia è stata prossima al 100%. Abbiamo avuto qualche percentuale di difficoltà tecnica degli armamenti che alcune volte non sono stati sganciati, e quindi questo ci ha portato verso la prossimità del 100%. La Libia può sembrare il passato, ma i segnali analizzati
provenienti dall'area del Mediterraneo oggi, vi assicuro, non sono rassicuranti. Accenno qualcosa in Afghanistan. Siamo presenti in configurazione interforze, conoscete meglio di me, diciamo, la presenza sul territorio afghano. Ci sono i velivoli AMX, gli aeromobili a pilotaggio remoto, velivoli da trasporto aereo, anche di tipo ospedaliero quando servono, velivoli per la protezione elettronica dei convogli. Mi riferisco al C-27 Jedi e segnalo che tutta l'apparecchiatura è stata sviluppata in pochissimo tempo grazie a un capitano della sperimentale, del reparto sperimentale di volo, che ha intuito quello che poteva essere utile ai soldati a terra. Quindi abbiamo costruito un ombrellone elettronico montato a bordo di un velivolo, con disturbo anche alle comunicazioni radio, diciamo, della controparte, e sta dando ottimi risultati. In più siamo presenti come formatori e mentori presso Shindad. A Shindad c'è una base per la formazione dei nuovi piloti afghani. Sono sia maschi sia donne, e ho incontrato queste tre donne quando ho fatto il viaggio giù. Sono molto motivate, ma non solo questo, stiamo anche insegnando agli afghani il servizio meteorologico, il servizio del traffico aereo, come si dà sicurezza ad una base, quali sono i servizi aeroportuali. Questo naturalmente continuerà anche in futuro, va bene, finché ci sarà richiesto. Su Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e-Sharif, con i nostri esperti, soprattutto le capacità del nostro genio di costruire piste, costruire aeroporti, abbiamo partecipato attivamente con gli altri alla costruzione dell'operatività aeronautica su questi aeroporti. Per quanto riguarda in Kosovo, Kosovo è anche un'operazione che dura da parecchio tempo. Lì all'inizio, per poter svolgere appieno le funzioni del nostro contingente, fu costruito di sana pianta un aeroporto gestito dalle nostre forze armate, dall'aeronautica militare, e questo aeroporto, che ha terminato adesso il servizio per quanto riguarda tutte le esigenze tipiche militari, sarà ceduto alle autorità kosovare. Noi però continuiamo a sorvegliare l'area, così come ci viene richiesta dalla NATO, e lo facciamo con i Predator, ma non operiamo in Kosovo, operiamo da Amendola. Invito naturalmente il Presidente a considerare un'eventuale visita a questo centro unico, oserei dire in Europa, per il controllo dei velivoli a pilotaggio remoto di Amendola. Abbiamo operato anche sotto la bandiera dell'Unione Europea e in supporto a quello che ci è stato richiesto in Mali, con i trasporti richiesti. Ma cosa ci aspettiamo nel futuro? Continuo a dire, e lo sottolineerò, il futuro per definizione è incerto, e io credo che oggi abbiamo tutti gli elementi per dire che l'incertezza è quello che caratterizzerà il nostro futuro. Quindi il primo trend, non lo dico solamente l'aeronautica militare, sono naturalmente i trend studiati a livello europeo e NATO. Il primo sarà quello della sorpresa strategica in ampiezza e forma. Il secondo trend che hanno notato è il consolidamento di un arco geografico di crisi con cronica instabilità, Nord Africa, Medio Oriente ed altro. Difficoltà europea ad esprimersi quale entità unitaria sulla scena internazionale, nella
ultima crisi libica, ecco, sicuramente si poteva esprimere di più. Riposizionamento degli Stati Uniti sullo scacchiere geopolitico, e lo vedremo con l'Islanda tra qualche momento, e la configurazione delle potenze emergenti come gruppo non omogeneo. Il mondo sta cambiando velocemente, è stato detto in varie occasioni, e le capacità militari dell'Unione Europea rimangono ancora una questione aperta. Parliamo adesso della sicurezza dei cieli. Per l'aeronautica, la sicurezza dei cieli italiani ed europei è al centro dell'attenzione ed è il frutto costante di ammodernamento e addestramento continuo. Il progetto europeo del cielo unico prevede una serie di azioni relativi al controllo dello spazio aereo, alla sicurezza, all'innovazione tecnologica in materia di gestione dei mezzi che si muovono nell'aria e all'erogazione di ricerca e soccorso. La quasi totalità dei passeggeri per tragitti di lunga distanza utilizza il mezzo aereo, oserei dire quasi il 100%. Trasporto merci in termini di valore, questo è un dato che mi ha colpito, è pari al 40% del valore complessivo delle merci trasportate, ma queste sono solo il 2%, è il valore che è molto alto di queste merci ed è capibile. Nel 2011 il traffico passeggeri è stato in Italia di 149 milioni e si porterà a 221 milioni nel 2020. Il fatturato è di circa 15 miliardi l'anno, tutto ciò si può sviluppare solo grazie a cieli resi sicuri da un adeguato sistema di difesa aerea, di polizia aerea e di protezione a grande distanza per rendere sicure le vie di comunicazioni aeree. L'Europa può e deve dare risposte alle domande di sicurezza ed è quanto mai importante nel Consiglio di dicembre. Va bene, ci sono vari temi all'ordine del giorno, come credo non sia da sottovalutare che il governo abbia posto al centro del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea il tema dell'unione politica, un tema che inevitabilmente traina il concetto della unione della difesa. Storicamente ci sono due pilastri, uno è quello dell'economia, quello di battere moneta, e l'altro è quella della sicurezza. Quindi quello della sicurezza è la gamba sulla quale bisogna andare anche alla luce della scelta americana di allentare la propria presenza in Europa con un allargamento dell'attenzione verso il Pacifico. Quali sono le capacità che la forza aerea deve esprimere, capacità fondamentali, non solo la forza aerea italiana, questi sono concetti generali, il comando e controllo, la capacità di intervento, la difesa missilistica, il supporto a quelle che sono tutte le capacità di intervento e il servizio di supporto a queste capacità. E su questo naturalmente ci muoviamo. Dando un'occhiata a quello che è stato il nostro budget nel 2012, segnalo che il 60% di questo budget attestato all'aeronautica militare è stato assorbito dal personale, poco più del 20% per l'investimento e solo il 9% per l'esercizio. L'esercizio, segnalo, è molto inferiore alle necessità. I nostri reparti di volo, tutti quanti, tutte le aeronautiche della NATO, vengono sottoposte a validazione da team ispettivi della NATO ogni 2 anni. Quindi ogni 2 anni dobbiamo presentare quello che abbiamo fatto in termini di forme di volo come addestramento e ore di volo fatte negli ultimi 2 anni.
ci sono standard al di sotto dei quali il reparto non viene riassegnato alla NATO. Proprio in tale quadro di situazioni con risorse in riduzione diventano fondamentali tutti i programmi di trasformazione e tra questi segnalo anche quello di sostituzione dei velivoli Tornado e AMX che furono acquisiti nella quantità di 236 velivoli con parte dei 90 velivoli ora previsti. Di questi 75 sono destinati all'aeronautica militare. Il passaggio da 236 velivoli a 75 velivoli vuol dire una riduzione delle forze operative di questo settore in sostituzione di AMX e Tornado del 70%. Sostanzialmente noi rimarremo con il 30% di quello che negli anni 80 fu acquisito per questa specifica esigenza. Questo ci consentirà una riduzione notevole, la comunanza logistica, non più di due linee di volo, ma di una sola linea di volo, le capacità del velivolo che mi consentono di fare più cose con un solo velivolo, mi consentirà anche una riduzione, ci consentirà una riduzione notevole anche del supporto logistico. In questo settore, questo deriva un po' da tutta la storia ci dimostra che è necessario intercettare sia le frecce dell'aggressore, e su questo la difesa aerea è importante, sia l'arciere che le scaglie, altrimenti sarà una never end story. Nelle operazioni fuori aria citate dal 90 in poi, i soli assetti richiesti, oserei dire per la maggior parte, sono stati i Tornado e gli MX che adesso andremo a sostituire, insieme a quelli da trasporto, insieme a quelli della guerra elettronica. In maniera massiccia anche le forze da difesa hanno partecipato alle operazioni in Libia. Gli F-35 inizialmente autorizzati erano stati 131 e ciò comportava 109 macchine per l'aeronautica militare, quindi la riduzione del 50%. Ciò è stato quello che è stato richiesto all'epoca e fatto all'epoca. Ora il numero ridotto a 90, quindi solo 75 per l'aeronautica, statisticamente, quindi matematicamente, siamo al meno 70% di queste forze. Rammento che i velivoli Tornado e AMX Tornado furono concepiti negli anni 70. Nella riformulazione dei profili di acquisizione di questo velivolo in relazione alle risorse ora a disposizione ho verificato che non andremo a coprire il buco che si formerà per i livelli di acquisizione ora in pianificazione. Ho visto che scendiamo molto in capacità di difesa avanzata nel periodo 2018-2022. Esiste un buco operativo, va bene, che al momento non so come porre rimedio. Sarò costretto anche a mettere a terra piloti per un periodo variabile da 4 a 6 anni. Per fare un pilota servono quasi una decina d'anni. Pilota pronto. Per l'aeronautica militare non esistono oggi alternative di pari valore operativo all'F-35 sul mercato internazionale. Questo è il velivolo che sarà la spina dorsale dell'operatività nei prossimi 20 anni. La nostra proiezione ventennale
non è dall'oggi al domani, domani so come andare avanti. Qualsiasi altra soluzione oggi non è risolutiva della funzione. Rammento che l'Italia è stato l'ultimo paese a dismettere l'F-104 e ciò è avvenuto non molto tempo fa, negli anni 2000. E l'F-104 non era integrabile da nessuna parte. Non lo volevano in giro, dicevano grazie. L'F-35 garantirà l'interoperabilità con tutti gli altri partner dotati di mezzi della stessa generazione. L'Italia non è un semplice acquirente di questo progetto. Oserei dire che è un socio quasi fondatore, ha partecipato sin dall'inizio all'impresa. Oggi non è pensabile che un velivolo di così alta tecnologia possa essere sviluppato da singoli paesi. No, e oggi le relazioni per sviluppare un velivolo di così alta tecnologia sono di tipo transcontinentale, neanche transnazionale. Ed è proprio lo status di partner ha portato in Italia la Final Assembly and Checkout ed è un unico centro industriale europeo che diverrà un hub europeo per tutti i JSF dell'area, americani ed europei. È proprio la partecipazione al programma JSF che ha consentito alla Lena Aeronautica di vincere la commessa per tutto il programma JSF per la costruzione degli 800 elementi di fusoliera centrale, la parte più grossa, e il 40% del velivolo più le ali. In tal senso si parla che è non solo di trasferimenti di tecnologia, ma anche di accrescimento di capacità industriali. Oltre ad Alenia, con i suoi stabilimenti di camere in Nola e Foggia, sono state segnalate dal segretariato generale circa 40 le aziende, anche piccole e medie, fino ad ora coinvolte nel programma. Solo per citarne alcune, rammento la Selex, nelle componenti nord, centro e sud, l'Avio, la Breton Veneto, la Mag Italia in Liguria, l'Oma in Umbria, Vitro Cisiet in Lazio e in Sardegna, l'S3 Long nel Lazio e molte altre. Ah, grazie. Il secondo stabilimento, dopo quello americano, è solo quello italiano. E ciò è un incontestabile vantaggio tecnologico, industriale e occupazionale. Mi è capitato nei miei uffici, i miei uffici hanno esaminato un autorevole studio internazionale che afferma che in generale nel settore aeronautico per 100 euro di incremento di PIL in questo settore generano effetti diretti e indiretti per 328 euro nel sistema economico. Lo stesso studio cita che 100 euro di PIL prodotti nel settore aeronautico generano 95 euro di PIL in altri comparti manifatturieri. E questo è solamente per sommi capi. Analogamente 100 unità di lavoro create nel settore aeronautico generano per effetti diretti e indiretti 306 unità di lavoro complessivo nel sistema economico. Per quanto riguarda difesa aerea e smart defense e pooling and sharing sono in linguaggio militare due facce della stessa medaglia. Non avendo molte risorse a disposizione per coprire i gap capacitivi, nell'ambito NATO si utilizza la smart defense, cioè uno mette in comune quello che ha per l'utilizzo degli altri. In campo europeo è il cosiddetto pooling and sharing, metto a disposizione quello che ho e insieme cerchiamo di coprire i gap attualmente presenti. Il sistema difesa aerea è un sistema di comando e controllo integrato in ambito NATO, a partire dalla difesa integrata dai missili balistici per finire alla ricerca e soccorso. Attualmente gli Eurofighter
sono dislocati su Grosseto, Gioia del Colle e Trapani. Nell'ambito della Smart Defense, quindi NATO, l'Italia sta coprendo anche le esigenze di difesa aerea della Slovenia e con alternanza giornaliera quella dell'Albania. Questi due paesi sono privi di difesa aerea. Inoltre ha inviato proprio in questi giorni 6 velivoli in Islanda per le esigenze di copertura di difesa e sicurezza aerea di quel territorio, e questo buco era stato creato dalla ridislocazione degli assetti americani. Quindi adesso è nella competenza NATO e i paesi a rotazione andranno a coprire questo buco in Islanda. Lo stesso servizio a rotazione la NATO lo sta fornendo anche periodicamente ad Estonia, Lituania e Lettonia. L'Italia parteciperà prossimamente con lo schieramento dei propri assetti anche in queste regioni. Nel campo europeo, e questo è importante proprio per la costruzione di questa dimensione militare europea, il rafforzamento del pooling e sharing è fondamentale. Pertanto l'Italia sta offrendo al Comando Europeo dei Trasporti una preminente capacità, quale quella di rifornimento in volo dei KC-767 italiani, che oggi rappresenta una lacuna capacitiva a livello europeo. Sicuramente non è sfuggito il fatto che il rischieramento di velivoli inglesi in Malesia è stato possibile farlo grazie ai rifornitori italiani, quindi nella combinazione i velivoli hanno potuto volare senza problemi. L'Italia è stata oggi invitata ad associarsi a questo comando, al momento condiviso da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo ed Olanda, ed è in atto il processo di condivisione anche degli assetti di trasporto aereo di varia tipologia. Quindi sostanzialmente l'Italia farà parte, appena è terminato tutto questo processo, di un pool europeo per i trasporti necessari ai paesi europei. Quindi la 46esima era obbligata con gli assetti C-130 e C-27, oltre ai Boeing che ho detto per il fornimento in volo, saranno associati al Comando Europeo per i Trasporti. In termini di soccorso aereo, i velivoli HH3F, gli aeromobili HH3F, sono arrivati ormai alla vita tecnica. Non è possibile proprio più la manutenzione, non si trovano i pezzi di ricambio. E li stiamo sostituendo temporaneamente con macchine più piccole, gli Augusta 139, li chiamiamo HH139. In più c'è ancora una componente di elicotteri Augusta Bell 212 che anche loro stanno andando giù. La manutenzione di questi elicotteri oggi è troppo onerosa, non ce lo possiamo più permettere. Quali saranno gli impatti di questa situazione sul servizio di ricerca e soccorso nazionale? Non sono in grado di poterlo valutare. Nel settore io segnalo una persistente carenza normativa con una non ancora definita autorità e responsabilità sul settore di terra del soccorso aereo. L'aeronautica offre la sua competenza ed esperienza nel settore. Cioè tutte le forze del soccorso aereo di varie componenti italiane sicuramente hanno avuto un addestramento in aeronautica militare in questo settore, prima di diventare autonome. Per il settore dello spazio e la naturale estensione dell'atmosfera, abbiamo assunto competenze nel campo del volo umano nello spazio, secondo le indicazioni, naturalmente in ambito difesa, e abbiamo lavorato con una grandissima sinergia con l'ASI, che ringrazio per
questa sinergia veramente spiccata che c'è stata. Oggi segnalo che la maggior parte degli astronauti europei, che sono 7, 4 sono italiani. Provengono dal reparto sperimentale dell'aeronautica militare e c'è anche una donna, che la Cristoforetti, che prossimamente potrà volare anche nello spazio. Attualmente abbiamo Parmitano presso la stazione internazionale. In questo settore abbiamo dovuto sviluppare anche la medicina aerospaziale e abbiamo già 3 medici specializzati nel settore, 2 più 1, quindi c'è anche una brava dottoressa nel settore. Quali sono i tratti salienti di questo accordo difesa aeronautica ASI? Preparare gli investimenti, supportare gli investimenti e massimizzare i ritorni per il nostro Paese, valorizzare le competenze e capacità operative. Toccherei adesso la parte politica, la parte poligoni. I poligoni in generale, segnalo, sono assetti vitali per garantire l'addestramento e l'operatività dei reparti. La disponibilità di poligoni nel tempo è andata progressivamente riducendosi. Ulteriori mancanze o limitazioni in futuro potrebbero avere delle conseguenze sul raggiungimento di quegli standard che ho segnalato, che ci richiedono gli standard internazionali per imposti alle forze aeree. Stiamo supplendo con la simulazione, ma non tutto è simulabile. Una parte deve essere naturalmente eseguita secondo quello che ci viene richiesto. Qual è la progettualità futura in ambito aeronautica? Stiamo lavorando per mettere a punto un Joint Force Air Component Command, che è già stato sviluppato da Francia, Germania e Regno Unito, al quale dobbiamo interconnettere anche il nostro, ed è uno strumento per il comando e controllo di tutta la nostra operatività. Per quanto riguarda i droni, gli APR, cioè i velivoli a pilotaggio remoto, siamo impegnati per lo sviluppo di capacità europee nei tradizionali mezzi, naturalmente, da ricognizione e di difesa avanzata. Anche in tal senso abbiamo visto che hanno la esigenza di mettere a punto un per dare capacità in questo settore a tutto quelli che saranno gli sviluppi nei prossimi 20 anni. Naturalmente ci stiamo organizzando per dotarci di capacità, per confrontarci in quelle che saranno le conflittualità cosiddette di quarta e quinta generazione nei prossimi 20 anni. Purtroppo i programmi sono ventennali, quindicennali, ma non dall'oggi al domani. Rinnovo della flotta addestrativa, oggi basata sul velivolo 339, e in tal senso all'ultimo Le Bourget Alenia Aeronautica ha trovato la capacità per mettere a punto tale sostituto, che sarà chiamato 345. Il segmento di mercato oggi in quel settore è molto positivo. Acquisizione di capacità di contrasto dei missili balistici per il soddisfacimento della nuova missione cosiddetta BMD, Ballistic Missile Defense, assegnata in ambito NATO. In tal senso il MEADS ha ricevuto i finanziamenti da Stati Uniti, Germania e Italia per concludere la fase di sviluppo, e questo è molto positivo.
capacità iniziali di controllo di ciò che sta avvenendo nello spazio, ed è la cosiddetta Space Situational Awareness, con una integrazione dei sensori già esistenti sia nel campo militare sia nel campo civile. C'è una necessità di sviluppare una capacità per micro e nanosatelliti per i gap oggi identificati dei servizi satellitari presenti. Darei adesso una rapida lettura, tento di terminare nei prossimi 10 minuti per dare possibilità di fare alcune domande a quelle che sono le revisioni delle strutture. Spending review, la legge e legge 144, 135 sono i driving factors della revisione in atto. La M nell'orizzonte temporale di 11 anni dovrà contrarsi a 33.800 unità. L'orizzonte del 2024 ci appare vicino, perché il personale interessato al processo è ora a metà della vita operativa, quindi il 2024 per noi è anche troppo vicino. I tre parametri della revisione si basano su tre elementi. Dobbiamo perseguire l'interoperabilità, la flessibilità di impiego, la proiettabilità dello strumento. Riduzione e concentrazioni delle componenti operative sono indispensabili. È necessario la cessione e dismissione di sedimi non più utili. Ad oggi si è concretata una lista di provvedimenti in esecuzione che termineranno nel 2015. Stiamo riducendo il numero dei gruppi radar da 14 a 3, remotizzando le altre, quindi 3 saranno presidiati da unità di personale, le altre saranno remotizzate. Così pure i teleposti e le stazioni meteo, da 65 a 45 con remotizzazione di tutte le altre. Sono in riduzione 30 enti e reparti dell'aeronautica, tra i quali segnalo il 50° stormo di Piacenza. Decisione per noi dolorosa, ma necessaria. Completeremo il passaggio all'ENAV dei servizi di navigazione aerea per Verona, Treviso, Rimini, Brindisi, Ciampino. Ciampino c'è già il decreto operativo. Viterbo e Pantelleria. A questi si aggiungono quelli già fatti per Ancona, Comiso, Fontanarossa, Bocca di Falco, Vicenza, Udine, Elmas e Capua già transitati. Dal 1990 ad oggi gli aeroporti armati si sono ridotti da 40 a poco più della metà, 23. E i gruppi di volo da 23 a 19. L'attività di svolo è passata da 130-140.000 ore di volo a 90.000 ore di volo. Nel campo della formazione al volo rappresentiamo una scuola di eccellenza ed il binomio della nostra industria aeronautica 345-346 sarà fondamentale per la cooperazione internazionale su Lecce, oggi molto richiesta da tutti i paesi, non solo NATO, anche dell'America Latina, ma anche dei paesi del Golfo, e su Frosinone per la parte elicotteristica. Per quanto riguarda il personale della Forza Armata, si sta gradualmente modificandosi la struttura, sia per la parte militare che la parte civile. Cerchiamo, personale è l'elemento cardine, cerchiamo di aggiornarlo e riaggiornarlo continuamente, sia quello militare sia quello civile, nei limiti di quelle che sono le risorse a disposizione. Tentiamo di qualificare e riqualificare, qualificare, come ho detto. Gran parte del ruolo dei marescialli cesserà dal servizio secondo le norme in vigore, in tempi non lunghi, ma potrà creare vacanze organiche per il basso rateo di reclutamento ora in vigore, cioè sostanzialmente la fuoriuscita andrà verso su e poi avrà una ricaduta verso giù, ma andremo sotto perché per recuperare questo gap servirebbero altri ratei
di arruolamento, ma non ce lo possiamo permettere. Quindi già lo sappiamo. Però segnalo questo. Con l'attuale trend, l'aeronautica militare nel 2023, con la legislazione vigente, l'80% del personale AM avrà più di 51 anni. Non si è mai verificato e credo che sia un'anomalia alla quale è necessario guardare sin da ora. Per evitare il deperimento dell'efficienza operativa è auspicabile che gli istituti giuridici vengano un attimo, rivisti, tenendo conto di quello che la volontarietà, la dignità dei militari che hanno dato la loro vita fino ad oggi, trattamento economico e quant'altro. Altro elemento fondamentale, ma questo già è di loro conoscenza, lo ripeto, sono le dinamiche stipendiali ferme dal 2011 e i risultati negativi sono nel campo previdenziale. Nel campo sociale, le nuove leve, i ragazzi che mi entrano oggi e le ragazze hanno difficoltà a costituire nuclei familiari, operativi. C'è un disallineamento tra responsabilità e retribuzione. E questo è fondamentale perché noi siamo una struttura gerarchica. E inoltre è necessario, sarei dire indispensabile, assicurare la previdenza complementare per i giovani. E oserei dire per il tempo trascorso anche per i meno giovani, perché erano giovani quando sono entrati, adesso un po' di tempo è passato. Vado alle conclusioni. Da 20 anni ci stiamo continuamente adeguando. Da 20 anni oramai, dalla prima guerra del Golfo, siamo impegnati giornalmente con le operazioni fuori area di stabilizzazione dei focolai di instabilità nelle aree di interesse. Ripeterei a tutti loro quello che in una conferenza negli Stati Uniti ho detto e ho ripetuto. Quello che sarà stabile nel futuro sarà l'instabilità. La cornice operativa fa capo a ONU, Unione Europea e NATO. È in atto una consistente riduzione di basi e di velivoli e di personale in accordo alla legislazione vigente. In questa trasformazione continua tentiamo di salvaguardare il più possibile le capacità operative fondamentali, in funzione di quella imprevedibilità che il futuro ci riserverà. Le linee guida derivanti dalle leggi ora in vigore, attraverso le revisioni in atto, hanno la prerogativa di rendere lo strumento aereo agile, proiettabile, sostenibile, interoperabile, integrabile a livello joint e combined. La criticità che ora si osserva sono legate a tempi di attuazione della trasformazione, risorse disponibili per la trasformazione, strumenti normativi per la trasformazione. Signori Presidenti, senatori, onorevoli deputati, le terre emerse sono il 30%, le acque sono il restante 70%, il cielo e lo spazio sono il 100%. Oggi uno strumento di difesa e sicurezza avanzato necessita di una forza aerea allo stato dell'arte. Una forza aerea efficace è materia complessa, non priva di costi, patrimonio di poche nazioni evolute, tra le quali c'è la nostra Italia. In futuro quel 100% di cielo e di spazio che ci circonderà sarà popolato da vari attori e attuatori e l'Italia deve essere presente per la salvaguardia della propria sicurezza. In tale contesto l'aeronautica può fare la differenza tra una situazione difficile e un utilizzo sicuro del cielo e dello spazio. Nella considerazione che il Parlamento è sempre il centro, il focus di quelle che sono tutte le attività di uno strumento come è quello militare, quindi anche dell'aeronautica, ringrazio per l'attenzione e sono pronto per eventuali approfondimenti. Siamo noi generale che la ringraziamo per la completezza, l'ampiezza e la profondità della sua esposizione, che ci consente appunto di avere un quadro di informazioni molto utile, molto ampio alla Commissione. Ci sono delle camere, dei fotografi che hanno fatto richiesta di
per accedere alla commissione, prego di svolgere il loro lavoro rapidamente, grazie. Io ho delle richieste di intervento, come sempre diamo la parola prima a un rappresentante per gruppo e poi se ce ne sono le condizioni temporali, perché ricordo alle 16 abbiamo concluso e faremo il secondo giro. La parola all'onorevole Artini e poi all'onorevole Galli e pregherei poi il rappresentante dei gruppi del PDL e della Lega di comunicarmi quale tra i due colleghi. C'era già c'era, ma dico ci sono dei PDL e Lega, mi devono comunicare, hanno due rappresentanti iscritti a parlare. Artini. Grazie Presidente. Ringrazio anche il Generale perché ha dato veramente un'idea ampia e molti aspetti su cui sono qua. Scusi. Su cui parlare, su cui discutere. In particolare, posso dire una cosa? Non c'ho più lo sguardo delle aquile che avevo da giovane. Ok, senta, la domanda molto semplice parte da una frase che ha detto in merito al fatto di non poter sviluppare questi strumenti come singolo paese ma insieme ad altri paesi. In particolare io vorrei avere anche informazioni, perché spesso e volentieri sono cose che si sanno ma non se ne ha veramente la concretezza. Mi chiedevo perché la scelta, e se la scelta è dovuta solamente al fatto che dobbiamo mantenere standard di smart defense con la NATO, di abbandonare completamente il progetto del Tornado, a differenza di quello che stanno facendo la Gran Bretagna e la Germania, che fino oltre il 2020, per quanto mi risulta, manterranno quel progetto, ammodernando gli apparecchi, e anche in merito alla scelta eventuale, anche successivamente alle decisioni del Parlamento, degli F-35, capire perché non approfondire la nostra capacità tecnologica verso gli Eurofighter rispetto agli F-35 e perché? Perché spero sia solamente un sinonimo, cioè il fatto che lei ha detto che noi costruiremo anche la fusoliera, per quanto ne avevo idea io era un assemblaggio per la parte della fusoliera e dell'altro aereo e solamente di un'ala di costruzione per quanto riguarda la parte realmente costruita in Italia. Quindi volevo sapere se era stato valutato il gap di tecnologia e di capacità industriale che si poteva avere tra gli Eurofighter e gli F-35. Un'altra domanda che mi facevo, perché il Ministro nella sua audizione aveva detto che attualmente abbiamo in essere un contratto per 3 F-35 che sono nella fase di valutazione, o comunque di, non dico prototipo perché comunque sarà un prodotto finale e poi dovrà essere aggiornato. A fronte di alcuni comunicati del Comando Aeronautico degli Stati Uniti, risultano esserci stati ordinativi per quasi 500 milioni di euro, per altre componentistiche, ovviamente non viene inviato l'aereo come un pacchetto, per cui per componentistiche di lungo termine e anche accessori. Mi chiedevo se erano effettivamente, come risulta dai comunicati, per altri 4 aerei a decollo verticale e per altri 3 aerei a decollo convenzionale. Una domanda in ultimo, e poi finisco così almeno lascio la parola agli altri, la parte che riguarda per l'appunto ancora il Tornado, mi diceva abbiamo una flotta di 236 apparecchi, quanti di questi sono effettivamente operativi per la parte di polizia e di controllo dello spazio aereo e quanti poi vengono effettivamente utilizzati in altre operazioni non di pattugliamento, di controllo dello spazio? Non penso di avere altre domande in merito, grazie. Grazie onorevole Artini, proseguiamo sempre con domande rapide, onorevole Galli e poi l'onorevole Cicu. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Generale, la ringrazio molto della sua ampia esposizione. Le faccio 3 brevi domande. La prima ha a che fare con quelli che lei ha definito i trend rispetto ai quali l'aeronautica militare si deve attrezzare. Vorrei una spiegazione sul primo, che se non capisco male perché non ho potuto avere il testo scritto, lei ha definito di sorpresa strategica. Piacerebbe sentire parlare un po' di questo tema che francamente comprendo poco, mentre gli altri forse che lei ha elencato hanno una qualche, per me un qualche significato. La seconda domanda è analoga a quella che le è stata appena rivolta. Lei ha parlato in modo relativamente disteso degli F-35,
Sugli Eurofighter ci ha dato una notizia, cioè che sono dislocati a Grosseto, se ho ben capito, e basta. Allora anche io avrei piacere di avere da parte sua qualche delucidazione ulteriore rispetto a questo assetto e rispetto alle prospettive di una prosecuzione di questo programma. Terza domanda, vorrei avere qualche notizia sugli F-16 a Nolo e sulla prospettiva del loro impiego. Grazie. Grazie onorevole Galli anche per la sinteticità. Onorevole Cicu, poi l'onorevole Marcolini. Grazie Presidente, mi associo all'apprezzamento per la relazione che il generale Preziosa ci ha voluto rappresentare, anche perché ci ha dato la possibilità di meglio capire, di meglio comprendere quale dimensione oggi la nostra aeronautica, anche in prospettiva, si appresta ad assumere e ci ha aiutato anche a realizzare la condizione, visto il tema attuale, di comprendere meglio di più quale programmazione sia in termini di risorse finanziarie ma anche in termini di efficienza. Io ho sentito che c'era una riduzione insomma notevolissima rispetto a quello che la nostra aeronautica ha rappresentato in questi anni e di questo sinceramente sono preoccupato perché così come ho accennato in un mio intervento in aula, credo che sia corretto, doveroso, legittimo che il Parlamento si preoccupi di fare valutazioni, approfondimenti, verifiche nella contestualità della crisi drammatica del Paese, ma nello stesso tempo credo che oggi lei ci abbia dato degli spunti fondamentali, centrali, per capire meglio di più quale ruolo ci apprestiamo ad assumere e anche con quali difficoltà. Ma detto questo, ho due domande precise e veloci. Generale, esistono dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale per la condivisione delle strutture di addestramento dell'aeronautica militare, sia in un'ottica di riduzione delle spese, sia in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'addestramento? E in quale misura si potranno coniugare le esigenze di riduzione dello strumento militare con le particolari specificità dell'arma aerea? Grazie. Grazie onorevole Cicu, l'onorevole Marcolin e poi l'onorevole Cera. Grazie Presidente, grazie anche al generale Preziosa per l'illustrazione. Chiaro che sentendo le parole appunto del generale credo che sia ridondante proprio la struttura che l'impianto praticamente della legge di Paola sia un impianto da migliorare sicuramente, perché andiamo verso un invecchiamento delle forze armate in generale molto molto veloce. Poi volevo fare una battuta, visto che abbiamo il 30% di terreno, di terra, il 70% di acqua, il 100% di aria, non capisco perché vedo solo divise bianche attorno magari attorno al ministro, solo ammiragli. Però la mia domanda è questa, cioè volevo capire sull'F-35, perché si parla sempre di spesa, è solo di spese, è solo di denari e quant'altro. Volevo sapere, volevo fare questa domanda al generale per capire la sua idea su come opportunità nella cooperazione e nella ricerca universitaria delle forze armate per poi trasportarla all'industria civile, diciamo, e come F-35 magari potrebbe essere un viatico per portare, diciamo, un po' di ricerca e che visto che siamo membri della NATO, chiarire la nostra posizione se vogliamo rimanere o no membri della NATO a questo punto. Grazie. Grazie, l'onorevole Cera e poi l'onorevole Ottobre. Sì, io ringrazio il generale comandante per la sua veramente esaustiva relazione. Mi sarebbe piaciuto che un po' tutto il Parlamento avesse ascoltato la sua relazione, proprio per avere contezza di ciò che anche in queste ore stiamo facendo, svolgendo. Anche perché siamo convinti che una nazione senza una flotta, diciamo, di aerei
una nazione che, diciamo, non dice nulla di importante. Dalla relazione appare evidente che siamo lontani rispetto a qualche anno addietro. Detto questo, io volevo farle una domanda, generale. In questo momento di grande come dire, difficoltà economica, io credo, se noi riuscissimo a sviluppare anche sul territorio una doppia azione anche di spinta economica e tenere insieme l'aspetto militare, l'aspetto civile, sarebbe sicuramente anche una benedizione nel concetto generale del popolo, che si può interagire. A Mendola è importantissimo per la provincia di Foggia, in quanto è strategica in una zona dove c'è un vastissimo territorio economico, c'è turismo religioso, c'è turismo ambientale, c'è turismo balneare, c'è turismo delle coste. Purtuttavia Foggia non ha un aeroporto. Anzi, le difficoltà di un aeroporto civile sono sotto gli occhi di tutti, è fallito tutto. Per cui appare evidente, abbiamo ascoltato da lei, la importanza di Amendola. Ma proprio perché Amendola è importante in campo militare e della difesa, io mi ricordo nella guerra dei Balcani alle 6 di mattina partivano ogni mattina puntualmente gli aerei di Amendola e li vedevamo ritornare, sapore della foresta umbra, del punto, diciamo, trigonometrico di radar, punti radar della foresta umbra. Per cui, generale, in un momento di grandi difficoltà, che cosa spinge le autorità militari relativamente all'aeronautica a non far combaciare queste due esigenze, cioè di tenere nello stesso aeroporto importante, importantissimo, anche in un periodo che va da aprile a settembre, questa possibilità di poter servirci dell'aeroporto di Amendola come un aeroporto civile, visto e considerato che in altre parti d'Italia questa condizione è stata in qualche maniera data possibile. Sarebbe come, comandante, aiutare un territorio veramente in... Fare domande di competenza del comandante della commissione. No, è una... Guardi, io credo che il giudizio e il permesso sia soprattutto, e mi pare che ci sia, questo è un altro aspetto. Io sto chiedendo perché sicuramente le difficoltà nascono proprio dal settore militare dell'aeronautica, per cui mi rivolgo a loro. Se avevo da dire qualche altra cosa andavo da qualche altra parte. Lo dico perché ne approfitto, perché stanno qua. Grazie. Grazie, onorevole. Onorevole Ottobre, e poi dopo abbiamo due richieste di intervento, se sono telegrafiche, lasceremo il tempo della replica al generale. Grazie Presidente, ma io anch'io mi associo ai ringraziamenti per il generale Prezioso, per la sua relazione che sicuramente a molti di noi, in particolare a me, ha chiarito molto l'aspetto dell'aeronautica. Tra il resto però mi sento molto preoccupato perché evidentemente è un settore dell'aeronautica dove ha subito i tagli più enormi, perché se abbiamo una riduzione del 70%, io mi domando ancora cosa rimarrà ancora di questa aeronautica e anche la dignità di questo eccellente servizio. Detto questo, io chiedo se può ancora specificare una volta di più, perché servirà anche al Parlamento dopo, siamo in fase, come lei sa, di una discussione di una mozione che a quanto mi riguarda è più demagogia che contenuti di merito, il PIL che genera evidentemente questi investimenti sull'F-35. Ecco, quanto in realtà, se noi diciamo uno stop, a che danni andremo in corso? Perché questo mi sembra di aver capito. Perché mentre nel pubblico
dove per esempio, un esempio demagogico, se si comprano 1000 auto blu, evidentemente è una spesa che non genera affitto, non è immediato nell'acquisto della macchina, ma in futuro non genera nulla. Quindi qui mi sembra di capire invece che di fronte agli investimenti si creano occupazione, evidentemente risorse, innovazione e quant'altro. Quindi io chiederei di sottolineare questi dati che sono di rilevanza importante anche per il Parlamento. Grazie. Grazie, io pregherei senatori Alicata e Divina, se hanno proprio delle domande da fare o altrimenti darei la parola al generale per te. Possiamo procedere. Prego, generale. Grazie. No, allora. Presidente Divina, prego. La domanda. No, c'era il senatore Divina. Sì, dunque. Stiamo parlando di difesa aeronautica, però insomma ormai il tema del giorno, le mozioni depositate, sappiamo qual è. Se mi posso permettere, ad una facile controinformazione bisogna rispondere con una capillare informazione. È normale che in un momento di difficoltà del Paese ci sia opinione pubblica molto suggestiva, suggestionabile, al fatto che certi importi possano essere investiti nei bisogni primari e giocare anche un po' sul populismo. Il fatto che stiamo affrontando programmi che hanno più di 10 anni, che sappiamo, o meglio, dobbiamo fare una scelta, o avere un'aeronautica o non averla, sì, la domanda è più un invito. Ma se decidiamo di avere un'aeronautica, dovrà essere un'aeronautica all'altezza delle collaborazioni dei partner, visto che ormai si lavora sempre più con interforze in un contesto internazionale. Abbiamo assistito a pochissime, in generale, convegni e conferenze dove si danno spiegazioni pulite su cos'è questo investimento, che cosa vuol dire ammodernare la nostra aeronautica, la nostra marina con questi nuovi mezzi. Mi viene da suggerire, sostenendo la tesi che bisogna continuare su questo progetto, che però bisogna attrezzarsi non solo come strumento militare ma come strumento di informazione, altrimenti si rischia di soccombere, e vedo che forze politiche che erano orientate molto decise sulla linea da tenere, insomma, in un momento di facile confusione o di opinione pubblica che va in un certo senso insomma disorientare e far sì che il Parlamento rischia di buttare via non un'occasione ma di piegarsi a logiche che non sono per niente razionali. Era solo un invito, grazie. Grazie senatore, darei la parola adesso al generale davvero per consentirgli di replicare. Grazie. Sì, devo essere rapido. Se salto qualcosa cortesemente scrivetemi o perlomeno me la porto e rispondo, è possibile, no? Mi diceva mia moglie che dopo i 50 anni non posso più testimoniare, no? Perché dice non ricordi tutto, è possibile. Ho cercato di segnare comunque. Inizio da Artini. La scelta della Gran Bretagna è una scelta uguale a quella italiana, cioè Eurofighter per la difesa aerea e altro, e JSF. Logicamente dico quello che so perché sarebbe bene che fosse l'inglese che venisse qua, quindi prenda le mie naturalmente come al meglio delle mie informazioni, ma sono abbastanza precise, quindi sta seguendo e soprattutto l'Inghilterra, da quello che mi dicono, ha un grande appeal industriale con la BAE, e la BAE è dislocata 60% in UK, in link con UK, 40% in UK, quindi c'è un link, ho detto Stati Uniti, 60% negli Stati Uniti, va bene, 40% in UK, questo fa parte dei 50 anni, diceva mia moglie. L'Italia ha un grip industriale più o meno equivalente, simile
quello di UK, e quindi la parte industriale vedo che sta andando in questa direzione. La Germania deve sostituire, la Germania ha quasi 360 tornado, cioè una cosa enorme, va bene, e ha la sua industria, sta lì, ha un suo piano, va bene, lo sta svolgendo e prenderà sull'argomento delle decisioni in futuro. Adesso si è orientata un po' sull'Eurohawk, che mi sembra che non sia andato molto bene, e soprattutto sulla parte Patriot, che ha una consistente Patriot e sta migrando probabilmente verso il MEAZ. Quindi mi piaceva però linkare il tutto con l'onorevole Divina, dico bene l'onorevole, sì, senatore Divina, correggetemi però, su questo argomento think tank in Italia sono pochi e spesso e volentieri noi stessi veniamo chiamati nei paesi esteri a dare conferenze. Quindi ha ragione, dobbiamo impegnarci di più nel dare informazioni qui. Però vi riporto l'ultima conferenza, l'ultimo seminario fatto con i discendenti di Jean Monnet a Pavia, i discendenti di Jean Monnet a Pavia. C'erano ex commissari europei, cattedratici, diciamo di Pavia, c'era il professor Velo, che è importante, un'importante personalità, hanno affrontato questo tema e riporto le conclusioni di questo tema che ricordo. Allora, uno, per crescere bisogna investire. Gli investimenti vanno indirizzati su quelli che sono gli aggregatori più importanti adesso. Se non ricordo male, lui diceva, il MIUR, la ricerca fondamentale, perché ha un aggregatore di PIL di oltre 4. Il settore energia per l'Italia, abbiamo perso il chimico, quindi il settore energia è importante, aggrega molto, il settore difesa nelle sue varie componenti aggrega molto. Sono questi i settori dove oggi bisogna investire immediatamente per avere quei moltiplicatori di coso, quindi questo venne fuori proprio in questo tipo di discorso. Però mi ha chiesto anche la parte transcontinentale. Ecco, lì mi sono reso conto, da quello che dicevano, io credo, i più grandi esperti di settore. Loro hanno detto, cari signori, è finita un'altra rivoluzione industriale. Sapete, ce ne sono state tante. La prima, quando ha raggiunto la dimensione nazionale. La seconda, quando ha raggiunto la dimensione continentale, dice, adesso il nuovo ciclo, siamo alla fine di questo ciclo, riprenderà quando le dimensioni saranno transcontinentali. E per farcelo capire, dicevano, guardate, se voi oggi costruite qualsiasi prodotto in una dimensione che sia nazionale, sicuramente avrete problemi di concorrenza. In una dimensione continentale forse ci riuscite, va bene, ma siamo alla fine. Il problema adesso, ci vuole un'economia di scala così grande, va bene, per la concorrenza. Questi sono i nuovi trend che loro dicevano e che io ho capito, sui quali si muoverà tutto quello che ci gira intorno. Quindi oggi è fondamentale capire l'economia di scala. Non si possono più mettere a punto 50 macchine, 60 macchine o 50 prodotti, 60 prodotti. È necessario avere una base industriale transcontinentale, quindi degli accordi politici transcontinentali, quindi
un sistema bancario transcontinentale con le stesse regole e quant'altro, e quindi mettere a punto quello che è l'intellectual property, come gestirla e quindi lo sharing di tecnologia da dover fare. Quindi questi sono i trend di cui noi non ci saremo probabilmente, va bene che perché sono cicli molto lunghi, sono più lunghi di noi. Quindi questo è più o meno quello che ci aspettiamo in futuro. Ve lo volevo dire perché mi sembrava una cosa buona che nelle conferenze americane hanno preso subito a due mani. Adesso saranno americani questi concetti, quindi ci ritorneranno come concetti, diciamo, statunitensi. Per quanto riguarda noi stiamo facendo, risalto sull'onorevole Artini, stiamo facendo un cambio di macchina. Le nostre macchine sono ormai vecchie e io ricordo che il Tornado, ero in accademia quando nel 71 entravo in accademia e nel 71 mi fecero la prima conferenza, 72, sul Tornado. Nel 73 ci fu la crisi petrolifera. Sapete perché me lo ricordo? Non per la crisi petrolifera, ero troppo giovane. Non andammo a fare la crociera prevista al terzo anno, quindi il nostro era il corso Marte e il nickname fu il Marte non parte. Ecco, me lo ricordo per quello. Quindi nel momento della crisi si pensava all'investimento. Investimento che ci è tornato utile quando? 20 anni dopo. Cioè le prime operazioni con i Tornado, che è entrato in servizio negli anni 80, sono avvenute negli anni 90. Quindi la proiezione di qui, bene o male, a 20 anni. Quindi adesso dobbiamo proiettarci di qui a 20 anni, perché è solamente pianificazione e progettualità. E quello che andiamo a fare, questa sostituzione macchine, è nell'ambito di quelle che sono le risorse assegnate dal Parlamento e dal Governo ogni anno, quindi nell'ambito del budget difesa. Ed è una pianificazione questa che è iniziata qualche anno fa. Sapete, diciamo, tutti i passaggi parlamentari che sono stati fatti come per tutti i programmi, quindi non nulla di particolare. Quindi è stato il programma, è stato già avviato e il 18 luglio c'è il taglio del nastro per l'assemblaggio del primo velivolo presso Cameri. Ma per assemblare il velivolo, i pezzi che è necessario assemblare, i velivoli, giungeranno a Cameri, ma sono stati costruiti, va bene, chi 4 anni fa, chi 3 anni fa, chi 2 anni fa, chi naturalmente alcuni pezzi che sono pronti per costruire, cioè il ratio di produzione non impiega molto tempo, va bene, li produrranno tra un mese, quindi saranno disponibili per. Quindi in questo discorso transnazionale che dicevo, il tipo di contratto oggi in vigore non è il tipo di contratto che si faceva ai nostri tempi, in cui seduti dal notaio si contratta 2, 3, 4, 5, il paese comunica quelle che sono le esigenze, quindi nel 2009 furono stabilite, secondo i processi parlamentari e governativi, 131, quindi furono date le indicazioni anche delle annualità, furono iniziati a costruire i pezzi per poter assemblare sin dal 2009 questo velivolo che sarà adesso assemblato nel 2013 qui. Quindi ogni nazione ha preso il proprio impegno, che poi questi impegni mano a mano vengono sottoscritti e non si paga il velivolo, mi consegni il velivolo, ti pago. No, 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 no. Si paga, si dice, a stati di avanzamento, no? E nella contrattualistica internazionale, va bene, c'è il 15% per fare iniziare la costruzione, per esempio, della fusoliera, il 45% per la parte avionica, sono annuali e si riferiscono a
più velivoli, no? Non solo a quello. Quindi esiste questa progettualità. Quindi immaginate la complessità di questo settore. Poi i Tornado li abbiamo utilizzati come componente, diciamo, da difesa avanzata, da combattimento, come gli AMX. Gli Eurofighter li abbiamo utilizzati come erano previsti, cioè per la difesa aerea. In effetti, se vedete, Eurofighter è un velivolo molto prone al combattimento verso altri velivoli. Il JSF non è prone al combattimento, ha altre caratteristiche. Io direi, uno è un come le posate, uno è una forchetta, l'altro è un coltello. Ecco, per carità, qualche volta si può fare con la forchetta quello che devo fare col coltello, va bene, ma non viene bene. Quindi sono due cose separate. Per quanto riguarda le basi aeree, ho risposto a tutto, però perfetto. Il onorevole Galli, il trend sorpresa strategica, il mondo è complesso, è banale, vulnerabile e pericoloso. Uno per tutti, sul C-130 avete sentito che è stato colpito in Afghanistan C-130. Beh, a bordo magari era seduto qualcuno, quindi afforato alla fusoliera. Quindi, e questo quando mi reco in questi paesi, il livello di instabilità e di violenza che si osserva all'esterno è elevatissimo. Quello che è stato osservato è che il termine sorpresa strategica non è, sembra una parola importante, ma può essere anche vuota. Gli ultimi 20 anni nessuno ha mai previsto o ne aveva prevista per forma e ampiezza quello che è capitato. Uno per tutti? Va bene, il solito muro di Berlino. L'altra? La Tunisia. Io stesso ero in Tunisia esattamente un mese e mezzo prima. Ho pranzato, ero in vacanza, www.barcelo.com, ho fatto 7 giorni lì e ho avuto il contatto con il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che sapeva che ero lì, mi ha invitato, non mi ha detto nulla, cioè non è emerso nulla. Anche il taxi, l'uomo del tassì che mi portava in giro tutti i giorni, con 20 euro dalla mattina alla sera mi portava in giro, quindi ho visitato quello, Cartagine non l'avevo mai visitato, anzi mi ha fatto pure lui da Cicerone, non mi aveva segnalato nulla. Quando il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, adesso in altra funzione, è venuto un mese fa, quello che ho detto, ma possibile non mi hai segnalato niente? Mi ha detto, ha sorpreso pure me. Quindi, su questo, che cosa hanno evidenziato? Devo finire, vero? Stai iniziando l'aula. Annaggia. La fragilità del mondo e la fragilità di tutte le strutture che ci circondano. Cioè, queste strutture che sembrano solide, a un certo momento collassano. E questa è la sorpresa strategica che stiamo oggi, diciamo, fronteggiando. Ed è, ecco perché noi dobbiamo avere, come il chirurgo al pronto soccorso, dobbiamo avere tutti i mezzi dietro, piccoli, da poter immediatamente intervenire, va bene, cercando un attimo di porre rimedio a quello che ti succede, che ti sorprenderà, per poi aumentare tutte le cose. Ecco, questo è quello della sorpresa strategica. Non abbiamo più gli F-16? Altro? L'EFA non è a Grosseto, è presso Gioia del Colle e abbiamo mandato una buona consistenza anche su Trapani, perché quella è un'area un po' particolare.
con questi paesi comunque ci stiamo sforzando per fare esercitazioni insieme, con la Tunisia, adesso andrò e proporrò delle esercitazioni di difesa aerea tipo il Renegade, che quello è importante per noi ed è quello che, sul quale abbiamo la massima attenzione. L'addestramento comune con l'Europa? L'addestramento comune con l'Europa è in vigore, adesso faremo quello con Austria, Svizzera, Germania, Francia e quindi Italia. C'è un velivolo che simulerà il Renegade, va bene, ma verrà qui, verrà rifornito in volo e sarà ingaggiato dai nostri velivoli come Renegade in tutto e per tutto, quindi per creare quella solidità europea di gestione di questi aspetti che non sono NATO, sono di singole nazioni, ma le singole nazioni devono avere una visione europea. Io la ringrazio molto, generale Prezioso, come ha visto i colleghi delle due commissioni seguono sempre con competenza, con attenzione, con molto riguardo e rispetto per il loro lavoro ai rappresentanti delle Forze Armate e dell'Aeronautica in questo caso. La ringrazio per la disponibilità, la completezza e l'esaustività della sua audizione, ricordo ai colleghi della Camera che stanno per aver luogo votazioni e che il ciclo di audizioni continuerà la prossima settimana. Ringrazio ancora il generale Prezioso e le persone che lo hanno accompagnato. Grazie. Grazie a lei. Grazie Presidente.